Vangelo di oggi fa parte di una trilogia. Abbiamo sentito la parabola dei due figli domenica scorsa. Questa domenica ascolteremo la parabola dei vignaioli omicidi. Fra 15 giorni la parabola del banchetto nuziale. Sono tre parabole di rottura, vengono così chiamate. Gesù sta vivendo i suoi ultimi giorni terreni e si accorge che i capi dei farisei, i sommi sacerdoti, i capi dei giudei stanno tentando di catturarlo per ucciderlo. Per cui si instaura questa polemica. Gesù dice: state attenti, popolo eletto, perché questo annuncio di salvezza, che è il Kairos, l'ultimo momento di Dio, se non lo ascoltate voi, lo ascolteranno tutti i popoli della terra. A voi verrà tolta quella predilezione che il Dio di Israele, fin dai primi tempi dell'umanità, aveva riservato per voi. Ascoltiamo allora il Vangelo di oggi. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che ne produca i frutti. Ecco il brano evangelico di questa domenica. Possiamo accostarlo sotto tre aspetti. Innanzitutto un aspetto storico, la vigna. Vi ricordate il profeta Isaia come parla dell'amore di Dio verso questo popolo Israele, di Israele, chiamato appunto vigna del Signore. Vi pianta un torchio, ne semina le sementi, vuole raccogliere i frutti. È un popolo prediletto, scelto tra molti popoli gratuitamente da Dio, non perché fosse migliore degli altri popoli, ma perché Dio nella sua giustizia ha voluto scegliere proprio questa parte di mondo per mandare il proprio figlio ad incarnarsi sulla terra. Certo, Dio dice: questa vigna non ha prodotto i frutti. Il regno di Dio è venuto, ma non hanno accolto
l'annuncio di salvezza rappresentato da Gesù di Nazaret incarnato nel mondo. Una seconda lettura, proprio un modo di accostare questa parabola, è il tema cristologico. Sono arrivati tanti profeti nell'Antico Testamento, i giudici, i sacerdoti, i re, tutti annunciatori del regno di Dio e della salvezza. Ma nessuno è riuscito a cogliere che il Signore, il Cristo, il Figlio di Dio, stava per annunciare l'amore infinito e salvifico del Signore. E allora, da ultimo, mandarono il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio, ma anche per questo figlio di Dio non hanno avuto rispetto. Anzi, vengono qui ricordate le parole dell'ultima parte del Vangelo: lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. La terza parte è ecclesiologica. Viene annunciata la nascita della Chiesa in modo che tutti i credenti, partecipi di tutte le nazioni e di tutti i mondi, riconoscono questa pietra scartata che è Gesù Cristo, fondamento del popolo di Dio. Qui c'è una presa di coscienza della Chiesa, la quale sente che la nuova elezione le viene data da Dio gratuitamente e viene chiamata esplicitamente a lodare il Signore e a cantare gli inni al Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Buona domenica.